Panda. I got broads in Atlanta. Just took the lean in the family. Credit cards in the scammers. Getting no licks in the band. Legacy. Dose! Si chiama extra! Dite cambiare, cazzo! Sono pronto! Caro Giuseppe Sapio, quando è che finirai di parlare di me, di avere sempre il nome nella mia bocca? 4 video hai fatto contro di me, 4 video, e poi non venirmi a dire che non stai cercando di focalizzare l'attenzione su te stesso. Caro, senti, dica, mi scoscio di litigare ancora, già ho dedicato 4 video. Cioè, dico, uno, dose e ti senti offeso. Ti incazzi? Questa è ironia. L'ironia che cerchi di utilizzare anche dentro dei video, ma non ci riesci perché offendi. Sto lavorando, fatta una risata. Penso che il 99% delle persone abbiano compreso e percepito che la ragione appartiene a me. Ma al posto di continuare a parlare così tanto, perché non sali qui a Milano in modo tale da avere un confronto diretto e non tramite questi video di merda? Eh? 99% delle persone cosa? Ricca, ma ti scade. Pure tieni qui gli occhiali, non leggi i commenti. Tutti questi qua sono meglio. Senti, a Milano non ci vengo, vieni tu a Napoli. Anzi, a Milano ci vengo, però il biglietto me lo paghi tu. Perché magari a farla apposta, pure gli stai a Milano e vedevi le storie, pure mi segui. Veramente state litigando per un biglietto? Ha falliti. Falliti. Facciamo un gioco. Lo paghiamo noi, cioè te lo paghiamo noi il biglietto e venite in live. Facile, no? No, Teo? Sì. Maurizio e Matteo, vi ringrazio per la vostra generosità. Ma che, Matteo mi chiami fallito? In un vecchio video mi chiamavi genio. Comunque il biglietto è al 50% di pagare Riccardo, altrimenti a Milano non ci vengo. Con i soldi che fai con YouTube, danno male sulla gente, con le critiche, pagami il biglietto e vengo. Ok, mi piace che vi state battibeccando ancora. Ma chi ha ragione, ragazzi? Chi ha ragione? Tra voi due, non si è ancora capito. Allora, se tutto va bene, confermato, Sapio viene a Milano per picchiarsi domani con Dose, o almeno si spera. Li osteremo noi sul nostro canale Boosers domani la live alle ore 3, se tutto va bene. We got London on the track.